Ciao a tutte! Allora, rieccomi qui con un video veramente super stra richiesto da tantissime di voi. Me l'avete chiesto anche negli anni scorsi, però non l'ho mai voluto fare perché, a parte questo, ho sempre avuto telefoni dal 5 al 6, da 16 GB. Infatti, ne feci uno quando avevo il 4S perché avevo una memoria più grande, quindi avevo delle app da mostrarvi. Ma avendo poi successivamente avuto telefoni con memorie inferiori, non vedevo l'utilità perché comunque non avevo nulla da mostrarvi. Allora, questo nel dettaglio è il mio nuovissimo iPhone 6 Plus S. L'ho preso ieri nella versione Gold. L'ho preso gold e non rosa perché il rosa veramente mi sembrava chissà che, ma mi ha veramente deluso dal vivo. Quindi ho optato assolutamente per il gold. Chiedo scusa per i rumori di sottofondo, ma i miei piccolini si stanno scatenando. Purtroppo l'unica postazione idonea al momento era questa. Mi sono messa qua in cucina ci sono loro, quindi grazie. Li dovete sopportare, ma sono certa che capirete. Allora, andiamo subito a sbloccare il telefono. Questa è una delle novità appunto di questo telefono, quindi gli sfondi animati. Praticamente basta fare una leggera, cioè leggera, mica tanto leggera pressione, lo schermo, ci sono alcune immagini e anche fotografie che potete fare voi in movimento. La cosa favolosa di questo, finalmente, di questo iPhone è che legge immediatamente l'impronta digitale. Allora, come schermata iniziale ho questi, credo che siano fiori di pesco. Per creare la pagina completamente pulita, praticamente basta spostare tutte le app della prima pagina nell'ultima. Leon, che combini, mamma? Scusatemi, ma il mio piccolino stava facendo una monelleria. Qui sotto abbiamo WhatsApp, telefono, messaggi e contatti. Ok, nella prima pagina dove io tengo appunto le cartelle, perché suddivido tutto in cartelle, non mi piace avere il telefono pieno di app sparse, così le trovo più comode e riesco subito a trovare ciò che cerco. Nella prima cartella troviamo calcolatrice, memo vocali, calendario, note, meteo, wallet, produttività, orologio, Google Map. Mappe, currency, che probabilmente è un cambio valuta, credo si pronunci così. Google Traduttore, sapete tutti benissimo cos'è. Shazam è per il riconoscimento delle canzoni. E Buy Me MP è una lista della spesa, semplicissima. Andiamo avanti, troviamo fotocamera nella cartella foto, appunto. Fotocamera PixArt, che serve per andare a modificare le varie fotografie. Leon, basta, mamma. Le varie fotografie, InstaSize serve appunto per pubblicare l'intera fotografia su Instagram senza che Instagram la tagli di netto. Mirror Grind, praticamente l'ho scaricata ieri, devo ancora ben capire a cosa serve. Repix, l'ho provata, serve per inserire tipo goccioline nelle foto o effetti simili. Sticker kawaii e kawaiiness servono appunto per mettere all'interno delle foto stickers, cornici, tutto effetto kawaii. Leon stasera non vuole stare buono, si vuole mangiare il mobile. Basta, Leon. Leon, ho detto basta. Scusatemi nuovamente, però questo è il mio manellino che stasera mi fa avvilire. Stranamente non è da lui, però non so perché stasera ha rigettato un pochettino, avrà mangiato qualcosa che gli fa male, quindi è un pochettino più monellino del solito. Domani lo porto al veterinario e vediamo un attimino di capire. No, domani no perché è domenica, però gli faccio sicuramente una telefonata. Allora, Insta Mirror Reflection sono delle app nuove, quindi devo ancora provarle, però se non sbaglio sono per fare l'effetto specchio. Aviary e Studio sono delle app che ancora non ho provato. Andiamo avanti, abbiamo la cartella di YouTube dove dentro c'è YouTube, Capture, Studio, IntroLive e iMovie. Quelle di YouTube penso le conoscete tutte. Capture serve per editare i video all'interno del telefono direttamente, anche se praticamente non la utilizzo quasi mai. Studio è per vedere i vostri messaggi, per rispondervi, per vedere quanti mi piace, non mi piace,
ciò che succede all'interno appunto del mio canale. Intro Live serve per creare l'introduzione dei miei video e iMovie è quello che utilizzo spesso e volentieri per editare e pubblicare i miei video. Andiamo sulla cartella social, troviamo Facebook, Messenger, pagine. Pagine serve per gestire la pagina del personale all'interno di Facebook. Instagram, se mi volete seguire, mi trovate come il_mondo_di_luna. Mi farebbe veramente piacere che voi mi seguiste. Andiamo avanti, troviamo Blogger, che probabilmente è per il mio blog, Skype, Instawater, che serve per pubblicare le foto con la temperatura e quant'altro, Tag4Likes, probabilmente è un'app veramente utilissima, ti trova le varie vari soggetti, ad esempio pubblico la foto di un mio, del mio cane, questi qua sono tutti tag, faccio copia e incolla e lo pubblico. Andiamo avanti, abbiamo la cartella acquisti dove troviamo Depop, che serve per acquistare, vendere e scambiare con altre ragazze, sia nuovo che usato, AliExpress, Subito.it, PayPal, Stoccard per raccogliere tutte le vostre card dei vari negozi senza dovervele portare sempre dietro, passate al telefono ed è la stessa antica cosa, dove conviene all'interno ci sono dei volantini con le varie offerte dei vari negozi della vostra città, e Buy e Etsy. Sulla cartella personale troviamo le cartelle fotografia, quindi foto, Woman Long, un calendario mestruale, quindi per tutte le donnine, My Pet on App, ve la straconsiglio se come me avete degli animali in casa, praticamente all'interno c'è il numero del vostro veterinario, tenete traccia di tutti i vaccini che fate ai vostri cuccioli, del numero di microchip e quant'altro. Questo qua è il conto alla rovescia, quindi il non mi viene la pronuncia, va bene, mancano 203 giorni al mio anniversario. E l'app si chiama Big Daylight e il giallo zafferano è per le ricette di cucina. Due app che vi straconsiglio veramente, l'ho messo nella cartella Spondivari perché spero di trovarne altre, anzi se avete delle app da suggerirmi ve ne sarei grata, è Line Deco e il Blocca Slide, una cosa del genere. Ci sono delle immagini, degli salvaschermo, anche dei salvaschermo per le pagine iniziali del telefono, veramente stupende, divisa anche in categorie. App Store, Safari, Gmail, che è la classica app dove gestisco principalmente le mie mail, varie utilità, FaceTime, mail e musica, inutili, dove appunto tengo tutto ciò che non uso e molte delle applicazioni preinstallate, Keynote, non so nemmeno cosa sia, GarageBand, idem, Pages, Tunes, Number, Game Center, quello dell'Apple Watch spero di spostarlo molto presto dall'altra parte perché spero che a Natale io riesca ad averlo, il podcast, cioè il mio cagnolino mi sta lavando praticamente le gambe, messo che mi lecca, va bene, suggerimenti, Trova Amici, Bussola, Trova il mio iPhone, iTunes Store, Video, Borsa, Salute e iBook. I miei cuccioli si stanno scatenando, bella che dormivano fino al video. Ah! Ecco, questo è il bello di avere i cuccioli in casa. E poi abbiamo impostazioni. Nulla ragazze, questo praticamente è tutto il contenuto del mio iPhone, anche perché ripeto, l'ho acquistato ieri, quindi è nuovissimo. Questo è il maschiaccio monellissimo Leon. Amore, ciao mamma. Lui è il mio monellaccio monellino, è vero? Sì, che sei un monellaccio tu. E sì, lui è il cocco di mamma. Vediamo se riesco a farvi vedere là. Alcuni dei miei piccoli. Lei è Chanel, la terrorista. Buona! Poi c'è la più dolce fra tutte. Vieni qua, Gemma. Gemma. Datemi a Gemma. Giustamente tutti fanno i pazzi. E lei è Gemmina. Gemma. Si è convinta che sto per dargli da mangiare. Infatti fa la pazza. Saluta, Gemma. E nulla, ragazzi. Vado a mettere a letto le pesti.
Sì. Avete ragione. Vi saluto. Ciao ragazze.